andando proprio molto bene, perché Nando ha chiarito molto bene che ci stiamo preparando non soltanto alle elezioni, ma ci stiamo preparando per una fase nuova della storia politica di questa città, in cui chiediamo a tutti i cittadini, a tutti i lavoratori e quindi anche ai disoccupati che sono qua, di diventare insieme a noi protagonisti di una battaglia per il cambiamento. Nando l'ha detto, noi non facciamo promesse, non siamo abituati a prendere in giro la gente, noi siamo abituati soltanto a dire a chi soffre, a chi è in difficoltà, noi lottiamo insieme a te, punto. Questo è l'impegno, questo è l'impegno morale che in questo momento stiamo assumendo, e quindi io, come ha fatto prima Nando, vi ringrazio e vi prego di volervi anche accomodare, se volete, per partecipare al dibattito che adesso porteremo avanti, e chiunque vorrà intervenire, anche di voi naturalmente, è ben accetto, è chiaro? Quindi, mi pare che Fortunato aveva chiesto la parola. Prego. Poi c'è... Io avrei preferito non intervenire, perché avevamo fatto questa scelta di lasciare spazio ai giovani, la formazione che io ho il piacere e l'onore di rappresentare, Sinistra Ecologia e Libertà, era già espressa attraverso l'intervento di Massimo Dauri. Questo percorso di unità della sinistra a Casoria non è proprio recente. Ha inizio alla vigilia della campagna elettorale delle ultime amministrative del 2008, si sente la cassa armonica funziona male se sono seduto. Inizia nel 2008, quando si tentò l'esperienza della sinistra all'Arcobaleno, in cui i soggetti presenti a questo tavolo stasera eravamo tutti coinvolti. Poi parte di noi visse un'avventura, anzi una disavventura. Qualcuno si andò a vendere il simbolo di sinistra all'Arcobaleno in mano ai soliti noti. Il risultato è noto a tutti. Io in quei giorni, alla vigilia della campagna elettorale, quando avevamo ancora l'idea che avremmo potuto partecipare con la nostra azione politica e anche con i nostri rappresentanti candidati, avevo scritto una riflessione. L'ho riletta ieri sera. E data l'attualità del contenuto, io mi permetto di tediarvi con la lettura di una cosa che ho scritto 3 anni fa, a me è sembrata molto attuale. Io ve la rileggo, se è attuale la condividerete, se non è attuale mi ci schierete. A Casoria la sinistra si unisce in un laboratorio politico per dare man forza all'orientamento già presente nel sindacato e nelle associazioni verso i valori di libertà e dell'uguaglianza, ma innanzitutto per riaffermare il valore del lavoro e il ritorno alla politica partecipata. La nostra ambizione dunque è cercare di contribuire al capitolo nuovo che si apre per la sinistra cittadina con spirito unitario, animati da grande volontà di rinnovamento attraverso un processo che sia aperto a tutti, senza sudditanze elettorali. Siamo aperti ai tanti compagni e compagne che hanno scelto il Partito Democratico e domani potrebbero esserne delusi, nonché a quanti vengono dalla tradizione del socialismo, e questa è una cosa più attuale, ahimè scomparsa in città. Siamo donne e uomini che vogliono combattere il liberismo populista di una destra, seppur diviso a Casoria come ai livelli provinciali, regionali e nazionali, ma che è animata da una forte bramosia di potere. Non potevamo più attendere. È il momento di costruire una sinistra unita, rinnovata nelle culture, nei metodi e nella pratica politica, ampia e plurale, capace di competere sul terreno del consenso non costruito mediante allettanti promesse, ma con quella chiarezza ed onestà che caratterizzarono la questione morale che, pur tanto cara al compagno Enrico Berlinguer, purtroppo prematuramente scomparsa. Al divario crescente tra ricchezza e povertà e all'incombente catastrofe ambientale si può rispondere solo con una cultura capace di interpretare la forza della mobilitazione popolare, della partecipazione democratica, che siamo convinti esiste anche a Casoria ed è chiamata nel suo insieme a dare una risposta efficace. Allora non eravate così attivi come oggi, ma io questa cosa me l'ero già immaginata come sarebbe successa, come si sarebbe verificata. Perciò c'è bisogno di pensare globalmente ed agire localmente.
di misurarsi su temi cruciali del lavoro e dell'ambiente, della pace e del disarmo, della differenza di genere e della laicità dello Stato, della questione morale, dell'etica pubblica, senza per questo trascurare l'idea di un diverso modello urbano che migliori le condizioni di vita in una periferia degradata come la nostra. Siamo convinti che la sinistra unita non si costruisce restando dentro i vecchi confini, ma chiamando in causa in primo luogo i lavoratori. La nostra idea di democrazia è quella che si ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, quella antifascista. Perciò sosteniamo la necessità di valorizzare il coinvolgimento delle persone nelle decisioni secondo una pratica politica che parli il linguaggio della vita e non quello separato degli specialisti. Unire la sinistra a Casoria non vuole essere un punto di approdo, ma la sollecitazione di un processo più ampio volto a dare vita a un soggetto politico nuovo, unitario, plurale della sinistra italiana, mediante un processo costituente ampio e partecipato, coinvolgente, che mette in campo pari dignità le diverse forme dell'agire politico. Alla formazione di un soggetto unitario sono chiamati non solo i partiti, ma i movimenti, le associazioni e le tante persone che oggi non si riconoscono in nessuna delle formazioni politiche esistenti, ma interessati ad una sinistra nuova, unitaria, plurale ed ecologista, che superi le vecchie divisioni maturando nuove esperienze comuni legate alla vita quotidiana delle persone. Riteniamo doveroso riallacciare il legame storico tra sinistra e lavoro, mediante un'inedita alleanza tra scienza e lavoro ed un nuovo modello di democrazia economica dissimile a quello in cui la sinistra, timorosa di essere tale, si è fatta essa stesso centro. Vedi l'esperienza inglese di Blair e di DS con il Partito Democratico. Sinistra e sindacato devono ritornare a produrre proficue sinergie attraverso l'interpretazione dei nuovi bisogni che affliggono chi lavora per vivere e troppo spesso di lavoro muore, restituendogli dignità e coscienza. Occorre, tra le altre, favorire la ripresa del processo di industrializzazione dell'edilizia, avviato a fine degli anni 60 e bruscamente interrotto a metà degli anni 80 dal processo di privatizzazione selvaggia di ferrovie, Enel, Telecom, Anas, Poste e dal tentativo ancora in atto a danno della scuola e della sanità. Una privatizzazione schizofrenica che, se da un lato ha inteso operare tagli di spesa mediante la riduzione del personale, dall'altro ha esternalizzato tante attività affidandole con discutibili procedure a generose commesse ai soliti noti. L'inganno palese fin dall'inizio, oltre a provocare confusione e depressione tra i lavoratori dei suddetti enti, è stato devastante per i dipendenti delle imprese che lavoravano nell'indotto, per i quali sono ritornate ansie ed angosce che ripropongono atmosfere da immediato dopoguerra, con l'aggravante della mancanza della tensione ideale che sicuramente caratterizzò la ripresa di cui furono protagoniste le passate generazioni. Per queste ragioni riteniamo che insieme alla salvaguardia dell'ambiente è di primaria importanza la lotta per il diritto al lavoro, attualmente vittima del capitalismo globalizzato che ha stravolto in maniera devastante il rapporto tra tempo di vita e tempo di lavoro. L'insicurezza lavorativa e sociale sta favorendo sentimenti regressivi, anche nei temi relativi alla sessualità, alla differenza di genere, al rapporto tra vita e la morte, alla differenza tra religiosi e laici, al superamento dei conflitti e dei pregiudizi razziali. Un antidoto all'arroganza capitalista, sostenuto dal liberismo cialtrone, può essere un ritorno alla partecipazione, ciò in contrapposizione a quanti, timorosi della libertà, manifestano voglia di regime auspicando l'avvento di piccoli o grandi duci megalomani, questo anche a Casoria. Affermare l'importanza di rispettare e far rispettare le leggi, di indignarsi di fronte ai ingiusti e ai furbi, non può continuare ad essere motivo di derisione e scherno a danno di chi ha scelto l'onestà come modello di vita. In questo senso pensiamo che alla sinistra non ci sia niente da rifondare, ma serve costruire un nuovo socialismo a partire dalle soluzioni che sapremo dare alle contraddizioni del tempo presente. Siamo tuttavia consapevoli che se vogliamo far rivivere queste idee, esse devono sapersi incontrare con le aspirazioni, i bisogni e i timori e i bisogni di tante donne e uomini accomunati da troppo tempo dal dolore e abbandonati a se stessi. Il declino del centro-sinistra nel mezzogiorno accumula segnali inquietanti ed induce a un ripensamento del rapporto tra pubblico e privato.
che nel nostro paese, dove un decennio di privatizzazioni malvagie e selvagge alle quali necessita di contrapporre una strategia dei beni comuni, che riguardi le risorse naturali dell'acqua, le materie prime, ma che si estenda alle reti e alle infrastrutture, e comprenda istruzione e sanità. La nostra ambizione dunque è cercare di contribuire con spirito unitario al capitolo nuovo che si apre a quanti, animati da una grande volontà di rinnovamento, vogliono rivalutare quella tradizione del socialismo italiano, che troppo spesso è stata ragione di uno scontro aspro nella sinistra italiana, ma che oggi potrebbe concorrere a una nuova presenza politica riformatrice. Tutto ciò deve essere fatto guardando alle sfide inedite che sono di fronte a noi, senza rievocare le contrapposizioni tra socialisti e comunisti, radicali e riformisti, che nel Novecento hanno spesso assunto le fattezze della tragedia, ma che oggi probabilmente, se continuano così, avrebbero solo le fattezze della farsa. Grazie.